Cerchi giochi a prezzi scontati? Vai su Instant Gaming, link in descrizione. Dal colonnello. Caro signor Kovac, mi scuso per la brevità di questa missiva, ma è ora di essere onesti l'uno con l'altro. Avete dimostrato la vostra fedeltà e vi siete rivelato utili alla causa dei Templari, e questo nonostante le vostre origini da assassino. Il manoscritto che cercano gli assassini è in mio possesso già da qualche tempo. L'ho recuperato quando siete stato trovato dai miei uomini. Il Gran Maestro mi ha incaricato di scoprirne il significato, un compito che mi rincresce di non aver completato. Lo lascio a voi, signor Cormac. Non mi fido di nessun altro. Ora andrò al forte William Henry, un presidio male organizzato, circondato da nativi ostili e militari francesi. Abbiamo chiesto rinforzi, ma dubito che arriveranno a breve. Non mi illudo che la resistenza abbia successo. Affido la mia vita all'esercito inglese e la mia anima al padre della comprensione. In fede, colonnello George Monroe. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Rob 3094 e benvenuti ad un nuovo episodio di Assassin's Creed. Allora, fatemi sistemare al volo. Ok, ce l'ho equipaggiato delle pistole di Edward. Andiamo. Onore e lealtà, sequenza 4, iniziamola subito. Shay, sono felice di rivederti. Jack, il colonnello Monroe si è arreso al generale Montcalm. I francesi insieme agli Abenaki hanno preso Fort Henry. Johnson avrebbe dovuto portare dei rinforzi qui. Non vedo nessun altro. Gli Abenaki sono nervosi. Non capiscono i termini della resa e non obbediscono a Montcalm. Il colonnello e i suoi sono stati liberati. Finiranno in una trappola. Restate qui, nel caso arrivi Johnson. Io proteggerò il colonnello. Grazie. Il nostro amico qua... Forse riuscirò a saldare il mio debito con lui. Il sosie di Django. Spero di essere in tempo. Obiettivi secondari, non subire danni. Cosa mi dice che Dante a noi è? Sai che ti dico? Piatto ricco, mi ci ficco. C'è un altro nei dintorni. Vabbè, se non esci, ti faccio uscire io. C'è un altro giusto davanti. È qui davanti a noi, lo so.
C'è un altro. Non ti sgamo proprio. Bisogna essere veloci. Questo proprio antisgamo, invece. Qui infervono una battaglia tremenda. Cormac. Forza, signore, non c'è tempo. Portiamo gli uomini rimasti alla Morrigan. Un'offerta gradita, capitano. Seguitemi, c'è una via sicura. Se posso farvi una domanda, cos'è accaduto al forte William Henry? Pessima organizzazione, ancor meno fortuna. Khan è riuscito a bombardarci per giorni. Mangiarani. A dire il vero, ha agito con grande onore. Ci ha fatto un'offerta molto più generosa di quella che ci saremmo aspettati. Abbiamo tenuto le armi e soprattutto i nostri colori. Vi ha solo spinto in trappola. Non mi aspetto certo che i francesi si difendano. Voi sì? No, io no. Continuate a mostrare lealtà ai templari. Avete rischiato la vita. Non siamo ancora fuori pericolo, colonnello. Per la lealtà... Beh... Ve lo devo. Voi mi avete salvato. Ora una seconda possibilità. È un anno che lavoriamo insieme e in questo periodo vi siete reso utile e inutile di qualsiasi debito. Voi pensiate di avere nei miei confronti ormai a estinto, non credete? Forse sì. Sei vivo? All'attacco! Al riparo! Casengo One... Cazzo, non mi ricordo il nome. Mi farò fuori il più possibile. Fate proseguire i vostri uomini. Io andrò avanti e vi segnalerò i piloti. Strategia astuta. Molto bene, guiderò i miei uomini lentamente. Ok. Guarda, più avanti è proprio pieno zeppo di gente, di assassini. Difficile non vederli. Ah.
Bene, accoppati tutti e 9. Presto, che Segowasi non avrà pietà. Che Segowasi? Lo conoscete, signor Corno? Sì, colonnello. È uno degli uomini di Achille. Un assassino, come lo ero io. Allora sanno che sono un templare. E ora lui sa che siete vivo. E che lavoro con i templari. Non sono uno stolto. Gli assassini mi daranno la caccia ora. Siamo entrambi bersagli. Sapete che è una trappola, vero? Certo, signor Cormac, ma non abbiamo scelta. Siamo sopravvissuti ai francesi. Lo faremo anche adesso. Cazzo. Forza, seguitemi. Spiegare le vele. Sentito il capitano? Veliamo via di qui. Go! Avanti! Sì! Devo la vita, signor Cormac. Anche io, colonnello. Dobbiamo parlare, ma il dovere mi chiama. Signore, vi accompagno allo spaccio di Johnson a Onacuaga. Partiamo subito, signor Cormac. Ci vediamo là. Il colonnello non sembra comunque stare in ottima forma. Armatura e spada. Beh, colonnello, la mia vita è un libro aperto per voi. Alcuni dei miei uomini vi hanno trovato mezzo annegato. Non sapevo chi foste, ma era chiaro che cosa eravate. Così vi ho affidato ai Finnegan. Avevano un figlio del nostro ordine. Il signor Johnson era furioso. Era un rischio, ma immaginavo che avreste abbandonato i confratelli. Colonnello, il manoscritto, perché ridarlo a me? Perché, signor Cormac, io mi fido di voi. E con voi è in mani sicure. Va bene. Aspetto, signore. Io sono un bersaglio ben più di voi. Signori, Segowasi vuole attaccare Albany. I suoi alleati minacciano un villaggio Oneida e le truppe francesi sono già nel nostro territorio. Potrei sempre rallentare i francesi e aiutare gli Oneida. Prepareremo la difesa ad Albany. Bene. Se vogliamo sconfiggere Segowasi e i suoi alleati, dovrò aiutare gli Oneida e vedere che fare con i francesi. Johnson ha serbato polvere e munizioni. Sia benedetto. Capitano al timone, non per ficcare il naso, ma per caso sai se che Segowasi ha qualche punto debole? No, nessuno. Era una sentinella e un mercenario prima di diventare un assassino. Beh, che la fortuna ti assista.
Io me la creo, la fortuna. Il colonnello ha un certo controllo sull'esercito, almeno su parte di esso. Ma abbiamo bisogno sia dei soldati che dei loro alleati nativi se vogliamo organizzare una difesa efficace contro gli Sengowas. I francesi sono più avanti, questo è sicuro. Allora, saliamo da qui. Ok. Devi eliminare ogni minaccia, credo. Allora, avanti il prossimo. Come si entra in quel... Blessings on you, sir. Thank you. Ah. Che c'è nella caverna? Hai detto figlio di... Che cazzo! Se l'unica via che porta a loro è quella che è più in vista. Thank you. I mean it, sir. Thank you.
dobbiamo sfuggirci! You can't slip away from us, you mangy dog! Bene. Venerabile. Mi chiamo Shay Patrick Cormac. Sono un amico. Sei un vero amico. Hai la gratitudine della mia gente, Shay Patrick Cormac. Finché camminerai su questa terra, qui avrai una casa in mezzo a noi. Grazie. Sono io che ringrazio te, ragazzo. Ti andrebbe di fare una passeggiata con me? Mi chiamo Onata. Tra la mia gente circola una leggenda. Spiega come sia nata la terra sotto di noi e come bene e male si siano diffusi nel mondo. La donna celeste sparse saggezza nella nostra terra. Se segui la sua via, conoscerai la vera storia del nostro popolo e forse scoprirai persino la ricompensa dentro la caverna. Se sei davvero l'eroe che credo tu sia. Mi onorate, o venerabile. No, sei tu che onori noi, Shay Patrick Cormac. Addio. Cosa dovrò cercare? Pilastro dei nativi 1, 2, 3, 4, voglio contare, 5, 6, sono 6, io non sono parecchi. C'è un modo più rapido per arrivare alla mia nave senza rifarmi tutta la sfacchinata, no? No. Ah, 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 ho visto lì il simbolo della barchetta che ti riporta alla nave. Via via. Mettete i tre. Controllate ogni vela. Chiudete gabbie e controvelacci. Aprite le vele. Preparate. Ci muoviamo. Alle brizze. Ne frega, non ve ne fate dei coglioni. Non si sta in mezzo il cazzo, non me l'hanno mai detto. Su, salite! Via tutte le vele! Giù l'ancora! Chi è sta bandieraccia? Noi we
get drunk on French. Per la miseria. Cosa è successo? Che seco quasi. Allora è troppo tardi. No. Fort Frederick è vicino. Il colonnello può difenderlo. Sentito il capitano? Muoviamoci! Alle brizze! Prendiamo il vento! Raggiungi Monroe. Non entrare in conflitto. Sì, capitano. Che è in corso una battaglia. C'è scritto qualcosa sul non entrare in conflitto o sbaglio? Cosa che non ripacco a tuo vantaggio. Ok, l'ingresso stavolta è aperto. Usa cannoni paga il tuo vantaggio. Sì, ok, ma forse ho ucciso più inglesi del previsto. Sai com'è? È un cannone. Se tutti stanno un attaccato all'altro, non mi serve un cazzo. Ok, ne arriviamo di. Mi sono una brutta pianta. Attaccare sto stronzo. Questa è opera di Kesekowase, vero? Credo, ma non ho visto quel demonio. Il manoscritto. Voi tenetelo al sicuro. Portatelo alla Morrigan. È un ordine.
Date ordini a me. Comando io. Non sono un soldato, colonnello. Penserò alla difesa finché non tornerete. Che seco quasi. Credi davvero di potermi sconfiggere, traditore? Bastardo templare! Donna, l'ho occupata subito! Hai imparato bene, traditore! Che seco quasi. Non doveva finire così. Invece sì. Sei un nemico e Achille ti farà morire. Ciò che fa è sbagliato. Chi sei tu per dirlo? I templari cadranno proprio come te. Monroe? Lui è già... è morto. Che vuoi dire? Liam... Tre minuti per raggiungere la Morrigan. Il colonnello andava verso il porto. Un bestione con un'ascia inseguiva il colonnello. L'incendio prima che si propaghino le fiamme. Il colonnello è intrappolato dentro. Aiuto, salva il colonnello. Mi sa che in realtà sto portando fuori un morto. L'assassino l'ha preso. Liam. Lo ritroverò. Lo giuro. Sei. L'anello dei templari. Quindi è ufficiosamente un templare da adesso, Shay. Uccidi Kasekuwase con il cannone paccola era un po' tosto, anche perché gli sono andato addosso. Finisce qui la sequenza? Charles Lee. Giuri di difendere i principi del nostro ordine? E tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Adesso è finita la sequenza.
Sì. Hai capito ora? Ora capisco perché ti interessa tanto Shay Cormac. Ok, mi fanno riuscire, quindi non è finita proprio qua. Shay aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. È una minaccia? Non pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto, ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo, vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Non so neanche quante sequenze ci sono nel presente. Quindi Melanie si è beccata all'ufficio di quello lì fissato con i pirati. Arr, non ricordo neanche più come cavolo si chiama. Puoi passare dal mio ufficio? Dobbiamo parlare. Ecco. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garneau. Era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otzoberg rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries. Lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro. Ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2. I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shay. Ok, quindi ogni volta che noi dobbiamo sbloccare dei server, in realtà lo stiamo facendo per progredire nella storia. Questa è una bella cosa, almeno per tenere viva l'ambientazione del presente, sennò era una sarebbe stata una palla. Mi dispiace che non hanno voluto, come dire, progredire con i giochi, mini giochi. François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e nel disperato tentativo di liberare gli schiavi infranse il suo stesso credo, uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Ma Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandal nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi. Quando il suo compagno e amico d'infanzia Agathe fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'Ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali Templari rispetto al terrorismo degli assassini. Che addirittura c'è un collegamento con Liberty che noi non abbiamo ovviamente giocato. L'Animus è pronto, ti sta aspettando. The next day. Quindi ragazzi, adesso possiamo completare anche l'episodio. Detto questo, noi ci rivediamo ad un prossimo video, settimana prossima, stesso orario, stesso giorno, stessi giorni. E cos'è questo? Screed Rising Phoenix? Figata. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao ragazzi!